Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Video unboxing dopo non so quanto tempo, ma unboxing speciale oggi con l'edizione deluxe di Cassette Beasts. È uscita una versione fisica e è in collaborazione con Super Rare Games, come si vede appunto anche qui dal logo. Non è proprio una produzione ufficiale per tutte le console, ma solo per Nintendo Switch, che forse è quella che costa di meno. Ma concentriamoci sull'unboxing di questa prestigiosa versione. Se non ho visto male, dovrebbe aprirsi tipo cofanetto, eccolo qui. Oi oi oi. Ok. Aha. Iniziamo con l'artbook. Oh, sì sì, lo vediamo a breve. Ovviamente il gioco. Eccolo qui. Ma comunque per Nintendo Switch l'ho già giocato. Alcuni sticker, altri sticker di Super Rare. E abbiamo ovviamente delle carte da gioco che andrò assolutamente ad aprire. Abbiamo... Ah, una patch. Questa è per i vestiti, da mettere sui vestiti. Sì, sì. E poi abbiamo anche CD musicale con le canzoni originali. In realtà questo è più un feticcio che altro perché... Sì, c'è il CD dentro comunque, si vede. Ma è più un feticcio che altro perché ci sono tutte quante su YouTube le musiche. Quindi al limite uno va su YouTube e se le sente da lì. Però sono davvero bellissime tutte. Ci andiamo ad aprire prima le carte da gioco. Ovviamente lo faccio per il content perché altrimenti non le aprirei. Allora... Abbiamo questa qui che non è niente se non un placeholder. Abbiamo Candy Evil, Banshee ovviamente, Charlekin, ora tutti quanti i nomi non me li ricordo però, Little Red, oh Aleph, attenzione, un Aleph olografico, ah, sbrilluccica. Ora, il gioco ovviamente non lo vado ad aprire perché non mi serve ad aprirlo, l'ho giocato sia su Nintendo Switch che anche da Steam, quindi su Steam perché ovviamente non è buggato. Purtroppo per Nintendo Switch è buggato e non si può trovare il Magistacio. Quindi un conostacio astrale, dopo che ho patito le pene dell'inferno per farlo apparire anche con la candela rituale, lo vado a rimasterizzare, non diventa niente perché è buggata... Su Nintendo Switch la versione. Un vero peccato, ma vediamo ora l'artbook. Ora tocca all'artbook. Non lo farò ovviamente vedere tutto, ma comunque... Wow, che pagine... Che fogli belli thick, porca miseria, oh. Cavolo, è di qualità, accidenti. È faticoso girarlo con una mano sola. Abbiamo tutti quanti i mostri in ordine numerico. Eccolo qua, va, in Magistacio. Dannazione, amico mio. Abbiamo tutti quanti i mostri, però... Ora, invece di controllare tutti quanti i mostri, che comunque, a guardarli bene, hanno stili di disegno diversi. Cioè, nel gioco non ci fai caso. Tu nel gioco hai pixel art e via. Invece li vedi qui in artwork che hanno lo stile di disegno diverso alcuni. Alcuni sono simili, altri sono diversi. E attenzione, abbiamo anche dei design beta non usati. Ah, wow! Ah, però aspetta, Cat 5 si sembra... Ah, ma alcuni sono simili a quelli che abbiamo poi avuto alla fine del gioco. Però cavolo, questo qui in alto è bellissimo. Wow! E qui ne abbiamo altri. Che belli questi qui. Cavoli. Poi abbiamo anche le pagine dedicate agli arcangeli. Che figata. Abbiamo anche i personaggi e poi abbiamo anche il design iniziale che era molto diverso da quello finale. Non credo fossero nella demo che hanno presentato, ma in alcuni trailer dovrebbero. Si vedono in alcuni trailer questo tipo di design comunque. E qui si parla anche dello sviluppo del gioco con diversi art, ok. Ah, il logo, com'è cambiato nel corso della. E la mappa. Ah. Devo dire un acquisto che sono contento di aver effettuato per un gioco che mi è piaciuto davvero davvero tanto. Però nonostante questa collezione sia stata creata da Super Rare Games, la collaborazione è sempre anche con Nintendo, perché se Nintendo dice no, voi non lo fate, non lo possono fare, se no vanno incontro a beghe legali, quindi meno male che Nintendo ha il benestare. Tra l'altro, ora sto controllando il sito, le carte da gioco sono uguali per tutti, a quanto pare,
e sono a soli 4€, però sono sold out. E sta per andare sold out anche la versione deluxe. Sono massimo 2500 copie. Wow. La Deluxe Edition costa 80€ e c'è tutto quello che avete visto nel video. Poi c'è anche la versione base, che però 40€ per artbook, gioco e carte da gioco, che sono comunque un feticcio, secondo me li vale. Tanti giochi oggi raggiungono cifre come 60€ e non ne valgono neanche la metà. Quindi magari spendere per qualcosa, magari supportare degli sviluppatori indipendenti che meritano i nostri soldi, beh, magari un pensierino ce lo farei, sempre se uno ovviamente ha le finanze disponibili. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!